Ciao a tutti, bentornati sul mio canale Giappolia TV. Oggi facciamo il video reaction di Sanremo 2023. Questa è la prima volta che guardo Sanremo. Prima di venire in Italia non ho mai sentito questo Sanremo. Adesso il nome conosco, però non l'ho mai guardato ancora. Viviana mi ha spiegato un po' di regole, però ancora non capisco tutto. Anche se parlo italiano, però con la musica non capisco tutto il testo. È un po' difficile. Quindi farò il video reaction con musica. E anche con l'atmosfera, anche come la persona, così. Non posso guardare tutto, quindi Viviana ha scelto qualche pezzo da vedere per me. Esprimerò solo il mio gusto. E non sono musicista o cantante professionale. Solo il punto di vista da un giapponese normale. E voi chi ti favate? Fatemi sapere con un commento. Ok, iniziamo. Allora, inizio con articolo 31. Non lo conosco. Com'eravamo belli in queste Ajax. Non volevamo crescere, ma è successo tutto. Sì, a me piace questo, sì. Con pianoforte, a me piace una musica con bando, più anche DJ, come Linkin Park, però questa è versione più tranquilla. Anche ho ascoltato tanti anni fa qualche canzone di J-Ax, qualcosa sì, mi è piaciuto. Di questo non è male, mi è piaciuto. Allora, prossimo è Blanco. Solito bastardo, scusa se ti scuse nella tasca non miliardo. Sembra una canzone di Demone. Ma se mi fai sentire vivo ogni volta che respiri. Ah, però la voce a me piace. Mia, 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 come se... Che fa? Senza voce. Senza voce. Perché sta distruggendo tutto? Ah, quindi non si sente lui. Niente. Si sta incazzando, questa è una performance. Non so. Sembra si sta incazzando. Boom. No, oppure anche sembra una performance. È caduto. Purtroppo non mi sentivo in cuffia, non sentivo la voce. Quindi era arrabbiato proprio. Non sentivo niente. Ma così è troppo fatto, no? Sono comunque divertito. Divertirsi a rompere tutto? Vabbè, questa è la mia opinione. Però per me sembrava un po' metà vero, metà finto anche. Non so con quale motivo ha fatto questo. Magari se fa questa cosa e tutti parlano di loro, quindi per quello magari ha fatto, o non so. Oppure semplicemente si è incazzato e fatto così, o non capisco con quale motivo è fatto. Sì, però secondo me anche se pubblicità per lui, tipo per fare branding o marketing, sì, capisco, ma in questo modo un po' secondo me non va bene. Ma se il loro stile è così, secondo me sì. Tutti capiscono, tipo quello rock band americano che rompono chitarra o quello giapponese rompono tutto. Sì, sempre fanno così, magari sì, si capisce. Però non so loro se fanno sempre o no. Questa per me è la prima volta che lo vedo, quindi non so com'è lo stile. Però questo non è mio stile. Comunque io volevo ascoltare più perché voce e anche musica era bello. Lo ascolterò con music video. Ok, prossimo Paola e Chiara. Non le conosco. Dentro i tuoi occhi c'è un fuoco, una strobo riflette. Tante luci, come quello giapponese. Ultima canzone, furore Conte. Conte, Conte. Questo sì. Questa è una parte che mi ricordo di più. Ma questa canzone è di oggi, 2023, o anni 90? Non so, perché sentivo tipo un po' canzone di anni 90. Anni 90 ero proprio bambino, quindi ascoltando questa musica sentivo nostalgia tanto. A me piace. Ho ricordato tante scene vecchie. Ho sentito un po' triste che sono cresciuto. E posso piangere con questa canzone. Ok, prossimo Gianluca Gurignagni con Arisa. È difficile il nome, Gurignagni. Non li conosco. Senza ritorno. Se non in volo, senza fermate nei confini. Sembra come americano lui. Anche stile, no? Come country music o rock. Sola, e anche troppo lontano, io mi prendevo il mio
Non voleva cantare lui. Comunque sì, hanno bella voce, tutti e due, però io volevo ascoltare di più quella di ragazza. A me piace la voce di questa Arisa, non la conoscevo, perché a me piace anche la voce di Annalisa. A me piace tanto la voce pulita e potente, hanno bellissime voci. Anche a me piace tanto la voce particolare, come Giusy Ferreri, proprio ha la voce bella. Questa però non è una canzone di questo Sanremo, questa è una canzone vecchissima. È una canzone di lui molto famosa. Ah, di lui? Sì, 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 del 95, questa canzone, se non sbaglio. Ah, ok. Tipo, questa era la serata cover, che ognuno portava un ospite e cantavano insieme. Ah, perché ha detto abbiamo fatto casino lei? Perché sicuramente hanno sbagliato tutto. Ah, perché io non conosco originale, quindi per me questo era originale, quindi non capivo niente se hanno sbagliato o no. Ah, vabbè, comunque sì, mi è piaciuto questo. Allora, prossimo Gianmaria. Non lo conosco. Ah, proprio stile di capelli un po' giapponese, no? Anche come si veste un po' sembra giapponese. Raro, no? Se italiano stile così. Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso per non correre nessun rischio. Giovane, molto giovane sembra. Teenager? Boh. Che mi sono perso, ero solo distratto. Se faccia molto dolce, sembra, no, un ragazzo calmo, però voce invece diverso. All'inizio sì, un po' così così così, però nel ritornello canta come con voce più forte. Quindi non aspettavo questo stile da lui. E la canzone, non capisco il testo, però certo che non è male, però non è mio gusto. Prossimo è Elodie. Ma sto periodo non è facile, tu vuoi una donna che non c'è, e se ci pensi nostro amore. Le luci sono belle. E se quest'ora mi cerchi, perdonami, dimmi come mai. Ah, anche lei canta bene. Lo stile è molto diverso, le canzoni, quello che ho ascoltato fino ad adesso. A me piace. Prossimo, Cugini di Campagna. Io non sono altro che un bambino che non sa contare. Ah, proprio stile di anni 70 americano, no? E non era mai il momento giusto per parlare. Ah, ma che vestito! Che cos'è, Swarovski? Sì, comunque ha la voce bella, sì. Ma proprio, sì, anni 70, no? Ma questa è chitarra o pianoforte? Non capisco. Anche guarda le scarpe, guardate le scarpe, proprio così, stile Harajuku. Chi sono queste? Questo è un gruppo molto vecchio, anni 70. Anni 70 non lo so, però comunque è molto vecchio, sempre stile così, sono sempre andati vestiti così. Ma questa canzone è di 2023? Adesso. La prima volta a Sanremo l'hanno cantata. Ah, ok. Quindi sono famosi questi? In Italia sì, 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 però era tanti anni che non sentivo una canzone nuova. Ah, ok, vabbè. Sì, interessante, stile diverso. Che prossimo, Madame. Pensavo fosse Madame. Tu sei l'errore più cattivo che ho commesso nella vita, amore, tu sei. È stile interessante, perché all'inizio io non aspettavo così tanto rap, no? Però anche fa bene. Ma musica con elettronico, no? Male, fai bene, e fai male, beve nel bene, e nel male, fai bene, e fai male. Anche musica, a volte ho sentito come suona di videogioco, tipo tipo così, quindi per me è molto interessante questo tipo di musica. Lei è giovane, ha 21 anni se non sbaglio. Ah, così giovane. È iniziato già quando era minorenne. Ah. È la prima canzone che gli hanno prodotto. Gliel'hanno prodotta degli youtuber, non una casa discografica. Ah, quindi hanno spinto lei. Ah, sì, però stile è proprio interessante. Anche in Giappone tanti fanno così, Tanti cantanti sono diventati con YouTube o con social, diventati famosi, e poi loro cantano come tutti. Che okay, prossimo, Mr. Rain. Ma perché Mr. Rain? Ame-san.
se non sbaglio, lui ha detto che scrive solo quando piove, solo quando sono giornate di pioggia, però non vorrei sbagliarmi. Lasciatemi commenti, per favore, se qualcuno sa perché si chiama Mr. Rain. Vediamo. Non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Tanti bambini, angeli. Supererai come io e te. Se avrai paura, allora stringimi. A me piace, soprattutto quando fa rap. Bello. Ma sua faccia proprio somiglia a Justin Bieber, no? No? È la prima volta che ho visto la sua faccia. Ma dove ho visto questa faccia? Ah, Justin Bieber. Somiglia. Se non gli piace Justin Bieber, scusami. Sì, con i bimbi anche la canzone è molto calma, quindi posso rilassarmi. Bella canzone, sì. Ok, prossimo Marco Mengoni. Non lo conosco. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo. Ha la bella voce. Se questa è l'ultima canzone, poi la luna esploderà. A me piace, sì. Come vi ho detto prima, a me piace chi canta con la voce pulita e forte. Lui è proprio la versione uomo così, no? È proprio bravo, eh? Anche la voce è proprio alta. Difficile anche questa canzone. Sì, mi è piaciuto. Ok, prossimo e ultimo. Lui lo conosco e qualche canzone mi piace. Anche la sua voce mi piace tanto. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Sì, sempre la voce è bella. E avessimo più cura di quei lividi. Anche il suo taglio di capelli sembra quello giapponese. Un bello ragazzo. Perché uno sguardo in fondo basta per dipingerci. E sempre canta bene, sempre stabile. La live sua, quella che ho visto su YouTube, è sempre lui, almeno mantiene almeno questo livello, tipo così, no? Non mai va giù. Sì, mi è piaciuto. Prossimo, Lazza. Non lo conosco. Questa è la sua voce, Di noi resteranno soltanto ricordi confusi. Pezzi di vetro, spegni le luci se solo tieni gli occhi chiusi. Aspettava proprio rap, però misto, no? Rap come anche rock, pop, sì. Mi è piaciuto. Non aspettavo così, aspettavo solo hip hop, quindi era un sorpreso. Comunque sì, canzone è bella. Ok, prossimo è Coma Cos'è. Non li conosco. Essere veri quanto può far male, quando non è concesso litigare. Già la voce è pulita. Se mi dimentico me, com'ero. Canzone è bella, sì, anche canzone molto calma. Sì, a me piace. A me loro piacciono, sì. Sono andati 2 anni fa, mi sembra, o l'anno scorso, non mi ricordo, però a me piacciono loro. Ah, perciò hai messo? sono una sorella e fratello? No, sono una coppia. Ah, una coppia, sì, a me piace. Ok, prossimo è Rosa Chemical, non lo conosco. Proprio particolare faccia, no? Anche tatuato sulla faccia, made in Italy. Come si fa a restare fedeli? Sex boy, ma non parlo americano. All'inizio sembra come una canzone di Sud America, latino. Da 2 passiamo a 3, più siamo il meglio è, ci dicono di no, e adesso... Ah, però molto diverso. Non mi giudichi, se metterò il rossetto in ufficio il lunedì. Molto particolare lui, stile. Ah, si è truccato. No. Data Fedez. Ma Fedez non aspettava questa cosa, no? Che deve fare? Un povero. Un po' non sa come deve fare, no? Ma perché? Si è baciato? Non capisco perché si è baciato. Fedez non poteva fare niente, però non capisco quello rosa perché ha fatto. Ma perché ha fatto? Boh, lui ha detto che era tipo il suo sogno era baciare Fedez, quindi non lo so. Ah, quindi suo sogno era qui, perciò ha fatto. Non lo so, secondo me l'ha fatto per far parlare di lui. Certo, comunque... secondo me sì. Comunque se fa tutti, 2 secondi tutti parlano di loro, perciò no. Lui non so se sia famoso o no, io però... Io non l'avevo mai sentito prima, francamente.
Perché Fedez è proprio forte, è famoso, famosissimo, quindi se fa con Fedez, boom, no? Anche secondo me è quello. Boh, ma poi magari era veramente il suo sogno, però non lo so. Sì, però anche se è suo sogno, un po' non pensa a niente. Io ho visto più come per marketing, si vede più marketing per me. Mi dispiace questo rosa, però sì, si vedeva un po' per business per me. Fedez si è sposato, quindi per baciare con uno che si sposa è un po' maleducato, no? Anche se lui è uomo, perciò non è diventato magari grande problema, ma c'è comunque moglie, figli. Fedez sicuramente ha accettato, perché se fatto di no è proprio brutto e rompe tutta l'atmosfera di questa festa. Quindi anche se non voleva, secondo me ha accettato, doveva accettare per forza, no? Sì, però se lui non fosse stato uomo, fosse stato una donna, avesse fatto questa impossibile. Cosa, sicuramente certo. Si sarebbe creato polverone ancora più grande di questo, perché e comunque non va bene, perché anche se sei uomo, comunque non hai rispetto per sua moglie. Certo, sì, secondo me. Quindi non mi è piaciuto questo pezzo, anche se per essere famoso, in questo modo... Cioè, se erano d'accordo, sì. Se loro due erano d'accordo nel fare questa cosa, vabbè, allora fatti loro. Però se uno dei due non è d'accordo e lo fa improvvisamente, soprattutto se questa persona è sposata, allora secondo me non va bene, è mancanza di rispetto. Sì. Comunque Fedez è professionale, quindi sa tutto questa cosa, come deve comportarsi, no? Quindi sicuramente ho fatto com'è, no? Per non distruggere tutta la festa. Ok, ho finito di tutto ascoltare. Chi ha vinto alla fine? Marco Mengoni. Marco Mengoni, quello che cantava bene? Ah, sì, sì, lui sì, bravo. E secondo? Secondo Lazza, quello... Ah, il rap più... Sì, più sì, sì, anche bello. E terzo? Mr. Rain, quello che... Ah, Mr. Rain, Justin Bieber. E invece i tuoi preferiti quali erano tra questi? Perché non li hai sentiti tutti, in realtà. Aspetta, non mi ricordo. Marco, sì. Già, ho detto sì, bella voce, sì. Anche quella di canzone di Arisa, sì, io vorrei ascoltare Nartoro, perché ha la voce bella. Però lei non era in gara, lei non era... Ok. Però quella che mi ricorda di più è questa, con te. Questa è per me un boom nella mia testa. E non sto prendendo in giro, solo mi è piaciuto questo, con te, così. Ma allora alla fine tante canzoni che hanno fatto è proprio... il ritornello estivo che quindi devo ascoltare gli altri. Ok, fatemi sapere la vostra opinione e qual è la vostra preferita. Ok, se vi è piaciuto questo video mettete un like e iscrivetevi a questo canale, anche seguite i miei social net per favore. Grazie mille per aver visto questo video, ci vediamo al prossimo video. Honat!